Eccoci con Rizzi della Locomotive Roma, buonasera. Buonasera. Primo tempo in cui siete passati in vantaggio, personalmente dominato la Locomotive, poi nel secondo tempo cosa è successo? Sì, hai detto bene tu, nel senso che nel primo tempo abbiamo trovato il gol, un bellissimo gol, qualitativamente potevamo fare qualcosa in più, magari nei primi minuti forse qualche errore tecnico di troppo, però piano piano abbiamo cominciato anche a giocare come sappiamo, abbiamo creato credo almeno 3 o 4 forse occasioni da gol piuttosto nitide e poi il nostro avversario è comunque una squadra che sta lottando anche per vincere il campionato, quindi è sicuramente un'ottima squadra. Hanno trovato il gol un po' su una palla sporca nel finale di primo tempo e queste sono situazioni che ci devono servire un po' da lezione perché purtroppo se non riesci a segnare nel calcio può succedere di tutto. Oggi con una palla sporca allora hanno pareggiato, poi sono rientrati nel secondo tempo. A livello di episodi non siamo neanche molto fortunati perché comunque è arrivato un calcio di rigore, abbiamo perso due giocatori importanti nel giro di pochi minuti, uno per espulsione e l'altro per infortunio. E credo che dopo il 2-1 a livello di lucidità abbiamo cominciato a perdere qualcosa, abbiamo avuto forse un po' la frenesia di andare troppo in verticale invece di continuare a costruire non capendo che comunque il tempo per rimettere le cose a posto c'era e come. E alla fine abbiamo preso il terzo gol su una palla inattiva e nel finale siamo riusciti a segnare il 3-2 quando ormai era troppo tardi. A livello di testa, a livello di voglia non abbiamo sicuramente mai mollato, però ci è mancato qualcosa nel secondo tempo a livello di lucidità. Proprio tornando sul primo tempo in cui sicuramente avete fatto meglio, l'avevate preparata proprio così in settimana, partire forte subito? Sì, è il nostro modo di giocare in generale, insomma, cerchiamo sempre di mettere in atto un buon palleggio perché abbiamo giocatori comunque di buona qualità. E credo che nel primo tempo ci siamo riusciti, ripeto, inizialmente forse qualche errore tecnico di troppo c'è stato, però qualitativamente credo abbiamo fatto un ottimo primo tempo alla fine di tutto. È veramente un peccato aver subito quel gol, però ripeto, non deve essere una giustificazione, anzi è qualcosa che ci deve servire da lezione per capire che le partite vanno chiuse il prima possibile. E purtroppo oggi è arrivata una sconfitta, dalla prossima partita spero che possa... che possiamo insomma apprendere da questo risultato. Grazie a Rizzi.